Avevamo parlato anche settimana scorsa del fatto che Astori sicuramente per esperienza e per qualità è meglio di qualsiasi Yangambiwa o Nkoulou che tenga, per quanto mi riguarda. Volevo chiedere a Delio una considerazione che ho fatto prima, che le due vittorie in amichevole possono essere controproducenti, nel senso che possono far passare il messaggio che il Milan allo stato attuale sia competitivo, ma la coppia difensiva che ha dato maggiore affidabilità allo stato attuale è quella composta da Bonera e Yepes, il che con tutto rispetto dovrebbe far riflettere. Bravo Alessandro. E poi, per quanto riguarda il centrocampo, è tutto in stato embrionale, nel senso ancora non c'è un'idea di centrocampo. Il fatto che abbia segnato due gol Emanuelson, che si sta rivelando un buonissimo giocatore, molto polivalente in qualche ruolo, dovrebbe far riflettere ulteriormente il Milan. Secondo me servono, non esagero, Ma infatti, 3-4 rinforzi. 3-4 rinforzi. Alessandro, hai detto la cosa giusta. Il Milan è ancora un cantiere aperto. Ripeto, aspettiamo ancora 2 settimane, poi vedremo. Secondo me, forse mi sbaglio, ma vedremo un Milan diverso. Vedremo un Milan con un centrale di un certo, centrale difensivo di un certo tipo. Vedremo un Milan con un centrale di centrocampo di un certo tipo. Vedremo un Milan con un attaccante di un certo tipo. Secondo me bisogna aspettare. Questo Milan non è un Milan che può disputare alla grande un campionato. È un Milan da medio-alta classifica, ma bene che vada da quinto-settimo posto. Non può il Milan accontentarsi di una roba del genere. Bisogna fare quel passettino in più, ripeto, di tutta quella serie di quattrini che sono entrati e che comunque verranno spesi per ingaggi e quant'altro. Bisogna spendere una cinquantina di milioni. Con Insomma, una cinquantina di milioni porti a casa 3-4 buoni ci giocatori. fai capire che per la sfida Milan-Sampdoria potremmo assistere, potrai assistere come inviato al Meazza ad un Milan ancora, insomma, un po' più forte di quello visto finora, soprattutto un Milan più attrezzato in zona difensiva. Milan-Sampdoria, peraltro, il primo posticipo della stagione 2012-2013, domenica alle 18, domenica 26 agosto. I due primi anticipi della stagione saranno Fiorentina-Udinese e Juventus-Parma. Parliamo proprio della. Giulio, fammi dire una cosa, Sì. scusami un secondo solo. Sarà un Milan diverso quanto a nomi, ma io spero che questi arrivino un po' prima della fine del mercato, perché poi bisogna anche Integrarli. inserirli. Se tu vai a giocare Milan-Sampdoria, la prima di campionato, con 2 o 3 che sono arrivati da un paio di giorni, rischi anche Questo è anche rispetto vero, però sai grosso. meglio di me che se arrivano giocatori molto forti, dei leader, come fu per esempio per Sneijder all'Inter, Sneijder scese in campo con il Milan a poche ore dal suo arrivo all'Inter, decise, fu uno dei giocatori più determinanti. Ho capito, ma Ecco. quelle Poi è chiaro, bisogna decisioni. capire che giocatori arriveranno, ma sono Ho capito, è d'accordo con te in linea di bravo, massima. ma dato che Galliani ha sempre detto, nelle ultime 2 settimane, ha sempre detto, qui non entreranno più top player, e per top player intendo giocatori che fanno la differenza, giocatori da 25-30 milioni, il Milan non li comprerà più. Dato che arriveranno giocatori normali, bisogna che arrivino qualche tempo prima per poterli inserire. Non c'è dubbio, vedremo allora se nella quantità almeno i tifosi rossoneri saranno accontentati a proposito di 2, 3, 4 giocatori che potrebbero essere presi. Grazie a De Laurenti per il bilancio come al A te solito a tutti, puntuale sul ciao Milan ragazzi. e a Ciao presto. Elio. Grazie a De Ciao. Laurenti e grazie alla nostra redazione. Prima di chiudere allora il punto sulla prima giornata che ci attende a fine agosto, da cui ripartiremo anche nella nostra programmazione di 836 Live e Calcio Più. Ogni venerdì in seconda serata e poi la striscia quotidiana di 8-3-6 Live, il grande calcio di TAF Channel. E torneremo proprio sul commento di queste prime partite della stagione, tornando anche sulla Coppa, sulla Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli dell'11 agosto a Pechino. Vi dicevo, dei primi due anticipi sono appunto Fiorentina-Udinese sabato 25 agosto alle 18 e Juventus-Parma alle 20:45 alla Juventus Stadium. Poi le altre gare, il neopromosso Pescara ospiterà l'Inter, il Palermo con il Napoli, la Roma riceverà il Catania, il Siena riceverà il Torino che è tornato quest'anno in Serie A, quindi Chievo-Bologna, Atalanta-Lazio, Lazio che arriva
dopo diverse partite amichevoli perse, ma siamo soltanto agli inizi. Caro Alessandro, è stato un piacere averti anche oggi in trasmissione per la chiusura del nostro ciclo di approfondimenti sul calcio di Serie A e sul calcio estero. In conclusione, possiamo ancora dire che la Juventus è per il momento la squadra da battere, rimane la squadra da battere anche dopo le operazioni di calcio marcato. Chiudiamo proprio con una notazione sui bianconeri. Tu ricordavi prima in apertura, Juve vicinissima anche ad Armero per poi completare magari questo mercato di entrata con una grande punta, un grande attaccante. Sì, allo stato attuale senza dubbio i bianconeri sono favoriti. Un gradino più sotto vedo il Napoli. Quindi come maggior concorrente per quanto riguarda la vittoria del campionato vedo il Napoli. Chiaramente bisogna vedere come Stramaccioni inciderà con i propri accorgimenti tattici su quello che è il modulo dell'Inter, se la squadra risponderà a dovere a quello che è il suo modulo. E poi c'è la Roma che è una possibile sorpresa e poi chiaramente bisogna attendere il mercato di questo Milan che qualora arrivassero 3-4 buoni giocatori anche se non top player si potrebbe di nuovo reinserire tra le candidate al titolo. Ma in fondo sono d'accordo con te, avremo le idee ancora più chiare al termine di agosto, proprio alla scadenza del termine ultimo per la campagna acquisti del calcio mercato di quest'estate 2012, quindi fino al 31 agosto c'è tempo un po' per tutti, proprio per colmare questa differenza, questa lacuna che vede insomma molte squadre italiane indietro rispetto alla Juventus che si è rinforzata molto di più rispetto alle altre formazioni della Serie A, soprattutto per quelle che lottano per il primato nel campionato prossimo. Grazie a Daniele Tomasoli in regia, grazie ancora allora a Alessandro Antoniacci. Torniamo a partire da lunedì 27 agosto con il nostro appuntamento quotidiano del grande calcio di TV Channel. Vi aspettiamo, arrivederci.